Cari amici, benvenuti nella mia cucina. Oggi vi mostrerò una ricetta che sarebbe la più preferita di mio marito e ogni tanto gli offro una sorpresa. Come di solito, tutti gli ingredienti sono biologici e ben puliti. Quindi abbiamo un pollo intero di circa 1,5 kg, l'acqua frizzante quanto basta per coprire il pollo, il succo di un limone, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 10 spicchi d'aglio schiacciati, mix di erbe, timo, basilico e origano, un cucchiaio, un cucchiaino di pepe nero macinato, un cucchiaio di curcuma, un cucchiaino di semi di coriandolo e un cucchiaio di sale. Per prima cosa dobbiamo mettere tutti gli ingredienti in questa pentola abbastanza grande. Allora, mettiamo l'acqua frizzante, mettiamo il succo del limone, mettiamo anche l'olio extravergine di oliva, mettiamo anche l'aglio, le erbe, il pepe nero macinato, la curcuma, semi di coriandolo e il sale. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti. Abbiamo aggiunto l'acqua, abbiamo mescolato tutte le erbe, tutto quanto insieme, e adesso andiamo ad aggiungere il pollo che l'abbiamo lavato bene prima e lo mettiamo così. Mettiamo il coperchio e dobbiamo lasciarlo così in frigo per almeno 12 ore prima di metterlo in forno. Come vedete, il nostro pollo l'abbiamo tirato fuori dal frigorifero, dove è stato per circa 12 ore per marinarsi. Adesso lo mettiamo nella pirofila e lo diamo al forno per circa un'oretta a fiamma medio-bassa. Mettiamo anche un po' di salsa. E lo mettiamo al forno. Ci vediamo fra un'oretta. Ecco a voi la ricetta più squisita e amata da mio marito, le verdure al forno, che possono essere accompagnate di un bel bicchiere di acqua dal rubinetto. Spero tanto che sarà gradita anche per voi. Vi aspetto per il like e i vostri commenti al mio canale YouTube Le ricette dietetiche alla Katherine. Buon appetito a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!